Partiamo da te, dalla tua posizione in campo, diversa dal solito, te l'aspettavi? Sì, abbiamo provato negli ultimi allenamenti e avevo già giocato in passato, però grazie all'aiuto dei compagni, soprattutto dei compagni di reparto, sono riuscito a entrare in campo tranquillo e giocare la mia partita senza problemi. Era in quella zona del campo, era una partita dura perché loro si sono schierati con il tridente, un tridente pesante, forte, veloce e tecnico. Sì, esatto. Preparando la partita avevamo visto che sarebbe stata una partita con molte palle lunghe, una lotta in mezzo al campo sulle seconde palle, però ci siamo preparati bene, direi che poi si è visto in campo. Anche in questo caso, come nelle ultime partite in casa dove poi era arrivato il pareggio, oggi vinciamo, ma forse un po' stretto il risultato per quello che abbiamo creato. Sì, forse è vero, però d'altro canto siamo anche stati bravi in certi momenti della partita a tenere in equilibrio la gara. Magari eravamo un po' più bassi, un po' più stanchi, siamo stati maturi e questo è un segno che col passare del tempo stiamo crescendo tutti insieme come squadra. Si sta creando un piccolo solco in classifica tra le prime 7, prime 8 e il resto delle squadre. La partita di domenica con una vittoria può essere quella che ci proietta definitivamente tra quelle. Sì, certo, diciamo che la classifica si sta un po' delineando, però per il momento il nostro obiettivo è arrivare il prima possibile alla quota della salvezza per cercare di essere il più sereni possibile, poi tutti i punti che faremo saranno riguadagnati.